Romelu Stucazu, ole, oh, Romelu Lucaca, oh, è tornato in Italia il bambolotto voodoo. Popolo rosso nero, amici YouTube, benvenuti al Benzinero Stadium. Sempre Forza Milan, iscrizione, campanellina, pollice in su al Benzinero. Vi siete venduti la dignità, la cosa che ogni tifoso non dovrebbe mai fare. Voi l'avete fatta, venduta la dignità, ma prima voglio fare due premesse, perché ho visto qualche video qua e là degli interisti. Allora, io non so gli altri tifosi del Milan e non me ne fotte un cazzo. A me, io da milanista, non rosico neanche un po' perché avete preso Lukaku, non me ne fotte un cazzo. Però una cosa bisogna dirla, Marotta ha fatto un grande colpo, ha fatto una genialata, cioè vendere a più di 100 milioni un giocatore e poi riprenderlo in prestito è una genialata. E chi dice il contrario è perché davvero sta rosicando. Detto questo, vi siete venduti la dignità, venduta la dignità a uno che ve l'ha piazzato in quel posto l'anno scorso per soldi, è andato via come un ladro. Voi invece di dire, come ha detto bene la vostra curva, arriva nell'anonimato, dimostra che è attaccato all'Inter, fai gol e poi allora prende l'ovazione. No, voi no, grazie Lukaku, grazie di averci messo un pitone nel sedere l'anno scorso. Torna, perché vi brucia talmente tanto il culo che abbiamo vinto il campionato che siete pronti a rimettervi alla pecora, belare. L'importante è che arriva Lukaku e vi fa vincere la seconda stella, che poi bisogna vedere se vincete la seconda stella anche col bambolotto Lukazu. Però voi siete fatti così, state andando a applaudire uno che ha cagato sulla vostra maglietta, che se n'è andato via fottendosene di voi, proprio voi che eravate quelli che piscevate sopra il suo murales, gli pisciavate sopra, lo sanno tutti, gliene avete dette di ogni, ma adesso vale tutto secondo voi, vale tutto, l'importante è che torna Romelu, il dio Romelu, facci male, penetraci anche quest'anno, perché poi magari a fine stagione cambia allenatore, Cessi, ne arriva uno che punta su Lukaku e lui, boom, vi mette un'altra volta il pitone nelle chiappe. Però ci avete creduto, si è scusato Romelu. Romelu torna all'Inter semplicemente per un semplice motivo, perché ha fallito in Inghilterra, ha fatto cagare, è stato riempito di critiche e poi torna da voi. Perché ovviamente non se l'è cagato nessuno Lukaku, perché pensate che se no il Chelsea non lo vendeva a qualcuno? È che non se l'è cagato nessuno. Voi pensate è venuto da noi perché voleva solo noi? Non se l'è cagato nessuno. Però vi lascio nel vostro credo, voi pecore che avete, non tutte, perché ci sono degli interisti che vogliono attendere quello che fanno, lo sanno, anzi c'è anche qualcheduno qua da me, qualche cliente che non è così contento appunto per il trattamento che ha fatto, ma voi, quelli che erano giù ad abbracciare la macchina, grazie di avermelo infilato in culo, siete lì con la lingua marrone a leccare l'ano di Lukaku fino all'ultima goccia di merda, perché così fate. Raga, la dignità è una sola, è quello che sto cercando di combattere, questi giocatori mercenari, perché se tornasse Donnarumma io non vado giù ad acclamarlo, no, non vado giù, e se ne vedo uno del Milan vado lì e vi piglio a schiaffi, avete capito? Perché se no fanno bene i calciatori a mettercelo in quel posto, perché tanto noi siamo talmente coglioni che poi quando tornano, oh, andiamo a comprare le magliette e li osanniamo. Raga, la dignità non si compra al mercato. Sempre Forza Milan, ci vediamo nel pomeriggio, perché ne ho da dire di ogni per quello che sta succedendo con Maldini e Massara. Però voglio lasciare una speranza che nell'arco di queste ore finisce.
sta cazzo di Tenelo Vela. Sempre Forza Milan.